Non fermarti, continua a credere in Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Luca 13, 31 fino al 35. In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». Egli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, poiché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli che sono stati mandati a te. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa è abbandonata a voi. Vi dico infatti che non mi vedrete finché verrà il tempo in cui direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Amen». Carissimi amici, oggi in questa pagina del Vangelo troviamo da un lato un fatto storico in cui i farisei dicono a Gesù: «Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». Ecco che vediamo come Gesù risponde. Ma questo fatto storico anche c'è una situazione, una condizione in quanto discepoli di Gesù che viviamo. A me verrebbe da dire in un modo costante. Abbiamo costantemente degli Erodi che vogliono bloccare l'opera di Dio nella nostra vita. Abbiamo costantemente situazioni che vengono per scoraggiarci, che vengono per distrarci, situazioni che vogliono distogliere il nostro sguardo da Gesù, dalla sua parola. A Gesù gli hanno detto: «Vai da un'altra parte, Erode non ti vuole, e se continui così morirai». Ma Gesù risponde: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio i demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta». Gesù ha una missione: salvarci, offrire se stesso per noi, portare il regno di Dio in mezzo a noi. Quante volte facciamo la stessa esperienza sua che veniamo ostacolati? Gesù stesso lo ha detto in questo periodo nel Vangelo di Luca: nella nostra stessa casa, nella nostra stessa famiglia, nella nostra stessa chiesa, nelle nostre comunità di preghiera, tra gli amici, tra i conoscenti, veniamo ostacolati e c'è un Erode che vuole portare zizzania, che vuole in qualche modo mettere i pali tra le ruote del nostro carro di evangelizzazione. Gesù dice: «Io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani». Ecco l'incoraggiamento da queste parole. Andiamo avanti. Certamente ci sono tante situazioni, lo sentiremo anche nel Vangelo di domani. Tra le beatitudini ce n'è una dove Gesù dice: «Sarete perseguitati nel mio nome, perché avete annunciato il regno di Dio, avete testimoniato ciò che io ho fatto per voi, ma voi andate avanti, beati voi». Ecco, oggi la bellezza, la buona notizia del Vangelo: non lasciarti scoraggiare, non guardare a quell'Erode, non guardare a quelle situazioni che sembra ti stiano schiacciando e stiano spegnendo la fiamma accesa della tua fede, della tua fiducia in Gesù. Non permettere questo. Invoca lo Spirito Santo, invocalo costantemente,
accogli questa parola che è per te oggi, una promessa forte da parte di Dio per te. Spirito Santo, vogliamo invocarti in questo giorno. Spirito Santo, ti invochiamo, ti invoco nella mia vita. Aiutami a guardare a te, a non lasciarmi scoraggiare da nessun evento, da nessuna persona. Spirito Santo, tu sei la mia forza. Vieni in mio aiuto. Spirito Santo, ho fiducia che tu mi doni di essere perseverante nell'attesa, di essere perseverante nella preghiera e nel testimoniare che Cristo è la luce vera in questo mondo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete lo slogan di oggi. Non fermarti, continua a credere in Gesù. Questo è lo stile di vita del cristiano. Non si arrende mai, anche quando ci sono le persecuzioni, anche se incontriamo degli erodi che vogliono far finire l'opera di Dio nelle nostre vite. Amen. Questa sera ci sarà la seconda e ultima serata dal tema La verità vi farà liberi, qui su YouTube. Ha un link che ricevono tutti coloro che si sono iscritti. Vedremo la seconda parte dove parleremo alla luce della parola del Vangelo di Giovanni l'importanza di essere liberi, di vivere nella libertà e nella verità di Dio. Ed è un tema che toccherà concretamente tutte le aree della nostra vita. Vi invitiamo, vi invito ad esserci perché anche ci sarà una preghiera molto bella finale. Ecco i prossimi eventi del mese di novembre. Domenica 3 novembre ci sarà l'incontro di preghiera Gesù Vive a Milano. Domenica 17 novembre il corso preghiera e animazione carismatica a Torino, che poi ripeteremo a Biella il 12 gennaio. Infine domenica 24 novembre la giornata di Koinonia Astrona. Vi attendiamo e per qualsiasi informazione e iscrizione sul nostro sito web voi potrete trovare tutto ciò che riguarda questi eventi. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!